Ciao a tutte, ciao a tutti. Allora, eccomi qua direttamente qua su YouTube. Allora, premessa, sarà un po' lunghetto sto video, almeno spero di no. Voglio registrare sto video per voi, che non me l'ha chiesto nessuno, me lo voglio fare io. Sulle mie palette preferite, quali sono le mie palette preferite? Le mie palette preferite autunnali, vediamo un po'. Questa qua mi sta piacendo un casino ed è questa della tutte quasi Makeup Revolution. Solo una è di Sephora, l'Opulence di Zoeva. Non riuscivo a parlare, vabbè. Questa qua è di Makeup Revolution, come tutte le altre che ho, e questa è Jewel Collection Deluxe. Questa qua, che tra l'altro è bella graffiata dalle mie unghiacce. Eccola qua. Queste sono le mie unghie, scusate, queste sono i miei colori. Oggi non so parlare, non so cosa mi succede. Vedete? Bellissime. Bellissimi, bellissimi colori. Straordinaria. Bellissima. Allora, il colore che è più scavalcato è questo, perché lo sto usando tantissimo. Già. Poi, come altro palette che ho usato per truccare un'altra mia amica. E questa qua, questa qui di sempre di Makeup Revolution, per tirare, vabbè, questa qua, ve la faccio vedere il pack, questo, per tirare, ed è questa, con appunto vi stavo facendo vedere i colori, bellissimi, wow, top, non saprei cosa dire perché sono troppo belli, qui luce non ce n'è mai, ci accontentiamo lo stesso, come altro colore. Scusate, altre palette. Qui sono un po' infarfugliata, ma prendetemi così. Aspettate un secondo. Sopix Extra Spice. Questa qua, bellissima, adoro. E questi sono i colori, vedete? Bella, 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 bellissima. Direi molto bella. Poi, altre due, ma non per importanza, la Flawless 4. Questa qua mi sta piacendo un botto, non so come dirvelo, ma mi piace davvero tanto. Ed è questa qui di Flawless 4. Sì, ve l'ho appena detto, non so quante volte lo dirò, ma mi piace questa, ci faccio i miei colori. Quando sono di fretta la faccio con questa qua, la Zoeva di Opulence, ed è bellissima. Non so se posso vedere, ma la farò vedere dopo. E questi mi piacciono i colori davvero molto. Non so come se è la stessa identica cosa, ma vabbè, ma vabbè. Ultima, non per importanza, Zoeva Opulence. Questa, allora, vi dico subito i colori che utilizzo. Li apro e vi faccio vedere quello che ho scavalcato, che ho, insomma, che ci ho fatto il buco. Questa di The Only Delight. Faccio vedere un po'. Sì, The Only Delight. Questa. E l'altra è Imperial. Imperial è bellissima. Adoro, bellissima, vedete? Poi c'è un altro che ogni tanto lo uso per tutto l'occhio, sia palpebra mobile che quasi fissa, ci arrivo fino a qua addirittura. Ed è questo blu, bello blu intenso, bello immenso. Poi per fare una po' di. A volte uso questo per la palpebra mobile e fissa, a volte lo utilizzo anche solo se utilizzo altri colori di questa parte qua, lo utilizzo sulla riga inferiore dell'occhio, questo qua oppure questo, dipende, non è sempre, però tante volte sì. Invece l'altro giorno ho utilizzato questo qui, che è straordinario, non c'è nulla da dire, mi strapiace. Guardo i grammi, ma non trovo i grammi di questa palette, sono io che non li vedo. O proprio non li trovo, vabbè. Comunque, questa è la palette di Zoeva, che ha un sacco di colorini. E questo è il suo black, come sto dicendo, come sto parlando. Questo è il suo packaging floreale, vedete che bello, che è bellissimo. Adoro, già, bellissimo. Niente, ragazzi, attendete un secondo. E niente, ragazzi, questo è tutto. Per adesso va bene così. Nel prossimo video vi parlerò di altro. I miei profumi che sto mettendo quasi sempre, però alla fine sto valutando di indossare parecchi profumi, ma l'uno diverso dall'altro. Sono gli stessi, ma poi fare la rotazione di
rotazione di profumi, nel senso che le voglio fare un po' girare l'uno con l'altro, per non stare sempre con uno o con l'altro, con uno o con l'altro, li giro un po'. Ce n'è uno che ancora non ho ancora avuto il coraggio di prendere e di spruzzarmi, ma non lo so perché, boh, ed è Anna Blumarina, boh, niente. Bene ragazzi, questo è quanto. Un bacio e alla prossima. Ciao. Ah, mettete like, commento, iscrizione se vi va e attivate la campanella qualora voi decidereste di iscrivervi al mio canale YouTube. Ciao.